prima di questa tranche della vicenda e subito dopo i primi esiti dell'inchiesta Mafia Capitale. Si tratta di atti di indirizzo che sollecitano i prefetti a potenziare il sistema dei controlli gestionali e contabili finanziari, delle strutture e dei servizi dei centri governativi per immigrati. Risulta evidente da questa ricostruzione come non sussistano in capo a nessun organo del Ministero poteri di revoca, vado dunque alla vostra domanda, poteri di revoca degli affidamenti di cui si pretenderebbe oggi l'esercizio. Dell'impegno di trasparenza in questo settore è testimonianza anche il nuovo regolamento che disciplina la gestione dei CARA e che è stato adottato a gennaio di quest'anno, in cui si ribadisce che la scelta del soggetto gestore da parte delle prefetture deve avvenire secondo i principi che presiedono le procedure di affidamento previste dal codice dei contratti pubblici. Continueremo dunque a vigilare con la più rigorosa attenzione, nella consapevolezza che anche le più piccole irregolarità che dovessero emergere verranno colpite, ma nulla autorizza conclusioni sommarie né tantomeno genericamente accusatorie. Grazie. Ha facoltà di replicare l'onorevole Allasia per 2 minuti. Grazie Presidente. Mi fa piacere, sono assolutamente insoddisfatto della risposta, ma ricordo allo stesso Ministro che mentre Maroni era Ministro degli Interni, proprio lei era Ministro della Giustizia, nello stesso governo, perciò bisogna essere corretti da ambo i lati nelle risposte. Ma quello che noi chiediamo e continuiamo a ribadire è che il CAR di Mineo non deve essere solo vigilato, deve essere revocato l'appalto. E ho piacere ulteriormente di partecipare come quasi ultimo in questo question time e avendo sentito le risposte ai vari colleghi, in cui c'era una serie di discrasie, soprattutto nell'ambito numerico. Sarà un bravo avvocato, ma in matematica si dovrebbe prendere 3, oppure dovrebbe rivedersi chi gli dà le informazioni. Perché a mio avviso o lei sta mentendo o il prefetto di Torino che mente, perché noi a ogni 5.000 sbarchi sul territorio nazionale, sul Piemonte ne arrivano 800, che fa il 15%. Perciò le percentuali che prima del disequilibrio che ci sono in Italia di immigrati sul territorio nazionale dovrebbe un po' rivederlo. E soprattutto sulle mancette che prende dall'Europa, i 60 milioni che dovrebbero arrivare. Io le ricordo che servono esclusivamente a trattare circa 5.000 immigrati. E ulteriormente vorrei capire le motivazioni perché quando ci sono dibattiti pubblici non specificate dove vanno realmente a finire tutti gli immigrati, perché su 150.000 immigrati circa o 180.000 che sono arrivati nel 2014 lei ne conta oggi 15.000 rimpatri, ma gli altri dove sono? Sul nostro territorio o sono scappati come qualcuno ha già detto e tanti prefetti hanno ribadito che non riuscite a mantenerli nelle strutture? Perciò dovrebbe rendersi conto della situazione, dimettersi lei stesso e di far dimettere il sottosegretario Castiglione. Grazie. Grazie. Passiamo all'interrogazione 3.532 dei deputati Rampelli ed altri concernente iniziative volte a garantire il rispetto da parte delle amministrazioni locali delle vigenti normative in materia di appalti relativi al sistema di gestione dell'accoglienza e dell'assistenza ai migranti. L'onorevole Rampelli ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per 1 minuto. Colleghi della Lega, vi pregherei di abbassare il tono della voce. Prego, onorevole Rampelli. Ministro Alfano, oltre un anno fa gli ispettori della Ragioneria dello Stato evidenziavano come gli affidamenti e le proroghe senza gara pubblica alle cooperative ora incriminate per mafia capitale fossero avvenuti in violazione della legge. In 18 mesi il sindaco di Roma, Ignazio Marino, notizie provenienti da un accesso agli atti, quindi notizie ufficiali, effettuato da Fratelli d'Italia, ha fatto solo per l'1% gare pubbliche su 221 milioni di euro di spesa sociale. Vorremmo sapere in che modo lei e il Presidente del Consiglio Renzi intendiate agire per impedire che